Volanti d'oro 2020, siamo con Giorgio Terruzzi, uno straordinario giornalista contemporaneo, uno dei più grandi cantori del motorsport, dove la parola cantori è assolutamente appropriata. Oggi ci presenti uno dei tuoi best seller, Suite 200, L'ultima notte di Ayrton Senna, un viaggio nell'anima del campione brasiliano che tu hai conosciuto e vissuto personalmente, prima ancora che nelle ultime battute della sua esistenza. Sì, una notte in uno spazio, in un tempo compresso, un bilancio della propria vita, che è una cosa che riguarda tutti, o perlomeno spero che riguardi tutti prima o poi, cioè, o comunque avere un momento in cui tiri una riga sulla tua esistenza, sulle scelte importanti. Quindi è un viaggio dentro una persona che era vicina agli altri, a molti altri, che ho con dentro qualcosa che riguarda, credo, ciascuno di noi, insomma. Beh, il nostro illustre collega Carlo Cavicchi scrisse una straordinaria avventura personale che un giorno sarebbe stata di tutti, perché poi l'esistenza di questi grandi campioni, tu ben sai, a raccontare tante, diventano un po' di tutta la platea. Noi spesso diciamo sono campioni che hanno tanta pressione, ma quanto davvero e come la vivono, quanta pressione hanno e come la vivono dei personaggi a livello di Ayrton Senna? Lui sappiamo che fosse molto analitico, che recepisse molto tutto quello che arrivava dall'esterno, insomma, raccontaci un po' questo tratto suo caratteriale. Ma allora, c'è la pressione agonistica che a noi sembra enorme, ma che per loro è diversa, perché fanno un mestiere che sanno fare. Noi guardiamo a loro come delle figure che fanno delle cose lontane dalle nostre mani, dal nostro coraggio, dalla nostra. Quindi sembrano distanti. Poi in qualche caso queste persone qui ci somigliano nell'umanità. E qui stiamo parlando di una persona che aveva una capacità introspettiva forte, una sensibilità molto rilevante, un'emotività esposta, e quindi in questo senso credo che è ricordato, è stato molto presente, perché nel modo di stare nel mondo somigliava un po' a me o a te o a tanti altri, no? Quindi la pressione era più una pressione connessa al fatto di aver avuto un'opportunità e di restituire alta qualità, in qualche modo si sentiva in dovere di corrispondere ciò che aveva ricevuto dal destino, e questo l'ha fatto vivere in modo molto più faticoso rispetto ad altri, che sono più superficiali, più egoisti, meno interessati a fare i conti con la propria anima, il proprio cuore, la propria pancia. Tu hai conosciuto Ayrton Senna, hai avuto un'amicizia abbastanza intensa con lui fino purtroppo all'epilogo della sua vita, che tutti sappiamo quale sia stato. Insomma, hai visto un cambiamento di Ayrton negli anni o il suo profilo caratteriale? Insomma, le ultime fasi della sua esistenza sono state molto difficili, l'avevano cambiato significativamente rispetto all'Ayrton dei primi anni della Formula 1? Cosa avevi notato, se avevi notato qualcosa di diverso? Vabbè, insomma, intanto io avevo un rapporto privilegiato, ma amicizia è una parola che va usata con parsimonia, no? Gli amici sono quelli con cui vai in vacanza, con cui ti confidi proprio tutto. Io ho avuto l'opportunità di essere più vicino magari di altri o di osservarlo più da vicino. Lui certamente in quel momento lì aveva, il momento in cui è morto, aveva a che fare con un problema agonistico, era convinto che la macchina di Schumacher fosse irregolare, lui era indietro nel mondiale. Un problema di sicurezza, perché era morto un collega il giorno prima e non succedeva da molti anni, era una generazione di piloti che non aveva esperienza di morti in pista. Poi avevo un po' di problemi personali, perché avevo un rapporto sentimentale con una persona che alla famiglia non era gradita per niente, e questo era una complicazione, perché lui era molto attaccato alla famiglia, insomma un dissidio. Poi stava facendo partire la fondazione, che era un po' la risposta che dicevamo prima, cioè dare un'opportunità a chi non l'aveva. Insomma, era un momento con dentro qualche peso in più, con una macchina che in quel momento lì non riusciva a guidare, non si trovava bene. Insomma, era un momento di crisi di un uomo a 34 anni, che è una fase di passaggio, perché stai preparando il tuo ultimo tempo agonistico, per esempio, devi cominciare a guardare
oltre, no? Lui aveva appena fatto un contratto con l'Audi per importare le macchine in Brasile, cioè aveva già anche messo un po' il naso in una possibile fase 3 della propria vita. Quindi certamente era un momento pieno di nodi, no? Quindi più carico di altri. E poi era stato anche l'ultimo, ma lui non lo sapeva. È sempre sterile purtroppo parlare di quello che sarebbe successo se non fosse accaduto quello che purtroppo tutti noi ricordiamo, ma tra l'ultimo anno in Minardi e un possibile arrivo in Ferrari, quale secondo te delle due cose si sarebbe potuta materializzare? Questi qui vanno dove possono vincere, finché possono vincere, credo che sarebbe andato dove avrebbe potuto vincere, oppure sarebbe rimasto, perché noi dobbiamo ricordare che quell'anno lì Damon Hill, che non era Senna, perse il mondiale all'ultima gara con una manovra di Schumacher se non al limite oltre il limite, per cui magari sarebbe rimasto lì. Insomma, è difficile dire, no? Cosa avresti fatto tu se non ti capitava di fare giornalista? Molte cose, certo. Cioè, le strade alternative sono tante. Certo. E tra i piloti contemporanei c'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente, non solo per doti tecniche, magari per una personalità spiccata, per qualcosa che insomma faccia pensare magari anche ad altri assi del volante del passato? Ma io sono contrario ai paragoni sempre, nel senso che ognuno ha una sua vita, una sua storia, un suo carattere, una sua cosa. Leclerc è un ragazzo che ha qualcosa di Senna in questo senso, cioè è un ragazzo che piace alle mamme, perché sembra un bravo figlio, ha una bella faccia delicata, carina, e poi è un bastardo matricolato, nel senso che è uno che poi dopo ha una feroce agonistica senza molto rilevante quando si mette a guidare. Quindi insomma a me questi qui piacciono, nel senso che da una parte un'umanità, però dall'altra quello che serve per sguazzare in quella battaglia lì, no? in quella disciplina lì, in quel mondo lì, che è un mondo al limite, estremo, difficile. Insomma, un contemporaneo della straordinaria epopea di Ayrton Senna fu sicuramente Nigel Mansell, un pilota di cui si tratteggia tutt'oggi il coraggio, quasi smisurato, insomma, il controllo della vettura. Dal punto di vista prettamente umano, come ci dipingi questa persona che probabilmente ha vinto meno di quanto la sua bravura avrebbe, diciamo, autorizzato a fare? Ma la differenza è enorme, perché Mansell era un animale da pista. Nel senso che era un agonista puro, non interessato a parlare d'altro, a guardare altro, a comunicare su altri piani. Quindi è un pilota che è rispettato per il coraggio, per l'aggressività, perché ha vinto, ma non è ricordato tanto come altri, che invece oltre a vincere o a compiere gesti agonistici rilevanti, fanno qualcosa d'altro nei confronti di chi guarda, no? La differenza è quella lì, la memoria ricorda chi ti tocca di più, non solo chi vince ma fa qualcos'altro, e questa è la differenza tra Mansell e Senna. È ragionevole definire il duello fra Prost e Senna il più avvincente della storia della Formula 1? Beh no, perché ci sono stati tanti duelli, ogni epoca ne ha avuto qualcuno, ognuno di noi ha attaccato i propri ricordi, c'è chi ricorda Arnoux Villeneuve, c'è chi ricorda o idealizza Varzi Nuvolari negli anni 30, insomma è difficile dire qual è stato il duello, Rosberg Hamilton, cioè ci sono Lauda Prost, insomma ci sono stati molti antagonismi, ogni tempo ne ha uno e secondo me non c'è una classifica possibile, no? La classifica la fa una cultura, uno spettatore, per quello che più gli interessa, più gli è piaciuto, più ha visto magari. Noi di iltornante.it abbiamo come core business principale fin dalla fondazione le gare in salita. Qual è il tuo rapporto con la velocità in montagna? No, il mio rapporto con la montagna è ottimo, ma sono lento ad andare su, vado a piedi. La velocità in montagna mi ricordo delle Trento Bondone quando ero ragazzino. Mi ricordo delle Cefalugi Bilmanna, visto che siamo in Sicilia, che erano delle, come dire, dei marchi, però non ho un'esperienza professionale, non ho mai visto una gara in salita dal vivo. Purtroppo facendo tanti anni la Formula 1 e le moto
ho preso così tanti aerei, così tanti viaggi che non ho perso la voglia di farne altri per vedere altro, no? Ma anche per andare in vacanza, per meglio vado a piedi o in treno io, perché non posso più prendere aerei. Per cui è una disciplina romantica, bellissima. Mi ricordo Mauro Nesti quando ero ragazzo, quel fenomeno, tanti morti, mi ricordo Scarfiotti morto in una gara in salita, è una disciplina molto, molto pericolosa secondo me, però non ho un'esperienza da osservatore diretto, quindi non sto zitto. Non ti chiederò qual è stata la pista più bella che hai visto, ma qual è stato il posto che più ti invitava a restare extra gara? Ma ci sono dei posti che sono belli perché fai casa. A Barcellona fai casa, a Melbourne fai casa, ci sono dei posti a fuori di girare dove trovi un ristoratore, un luogo dove in qualche modo sei accolto, no? Se fai una vita così in giro per tanti anni, più della bellezza paesaggistica ricordi le persone che ti hanno voluto bene o ti hanno accolto, ti hanno confortato un po'. Quindi io ho una mappa di ristoranti, perché poi alla fine girando il mondo per le corse non vedi niente, vedi gli autodromi e i ristoranti alla sera, quindi poco altro. Come noi quando andiamo a fare cronaca delle gare in salita finiamo per raccontare di tutti ma per aver visto di nessuno praticamente, no? Perché poi funziona così. Dove va il motorsport attuale? È davvero tutto incentrato sul business o la componente passione è rimasta intatta rispetto al passato? Penso che sia rimasta intatta per molte persone che guardano, un po' meno per quelli che lo gestiscono. Adesso cambieranno le regole della Formula 1, cambieranno gli accordi tra i team, prevedo polemiche sul denaro. Mi sembra un po' raffreddata la temperatura della Formula 1, un po' troppo tecnologica. D'altra parte è così che va, è cambiato tutto e cambia anche questo. Quindi magari io che sono anziano non mi trovo perfettamente a mio agio, però questo non vuol dire che era meglio o peggio. Io odio quelli che dicono la metà era meglio ai miei tempi, che sono i rimpianti, sono cose. Mi piace meno, ma insomma sarà diversa da come è stata fino adesso. Voglio farti una domanda particolare. Per anni, quando era al timone della Benetton, Flavio Briatore perorava la causa della doppia manche da 45 minuti, sì, con un punto da attribuire all'autore della pole position nel giro più veloce. Insomma, è una formula che probabilmente sarebbe più in linea con i tempi e con altre formule di successo di altre discipline. Come la vedresti applicata alla Formula 1? Sì, ci sono molte proposte di questo tipo, vicine come questa. La verità è che la Formula 1 ha una sorta di aristocrazia con essere tradizione, quindi fanno fatica a modificare la formula, no? Certamente le gare sono lunghe e spesso un po' noiosotte, quindi può essere che qualcuno prima o poi, ma non penso a breve, che qualcuno cambi la formula, ma non è una cosa all'ordine del giorno. Credo che la Formula 1 resterà così come formula e come modalità di, come format, diciamo, per un bel po'. Approfitto della tua disponibilità per farti un'altra domanda. Rivedremo a medio termine la Ferrari a Le Mans, una gara di durata che insomma è forse il palcoscenico meno scintillante negli ultimi anni per la casa del cavallino rampante. Cioè, la Ferrari fa Le Mans con le GT, sì. Fare un prototipo per fare Le Mans dovrebbe uscire dalla Formula 1, ma non credo che succeda a breve perché costa troppo. Due cose, due fronti. E la Formula 1 è troppo importante, no? Come tradizione, come peso di comunicazione, quindi non penso che succeda a breve, a meno che non succeda un disastro in Formula 1, perché la Ferrari cambia completamente programma, ma la Formula 1 senza Ferrari è un problema, la Ferrari senza Formula 1 non la vedo tanto. Sì, effettivamente le vittorie della GTE, della 488, sono senz'altro state importanti, ma nella suggestione di tutti si vorrebbe, certo gli sforzi non sono quelli degli anni 60, anni 70, le necessità sono ben diverse, quindi Volanti d'Oro 2020, torniamo alla stretta attualità, una manifestazione che è cresciuta in 15 anni e fare qualcosa per il motorsport a tutte le latitudini è difficile. Al sud abbiamo sempre questa carenza di mezzi, però superiamo con una grande passione, una passione popolare. Sì, ma è quello che serve, no? Ho fatto due giorni qui, sono stato a rifarmi tutte le strade della Targa Florio. Ecco, è un peccato per esempio che quel patrimonio lì si perda, perché vedo un sacco di passione, un sacco di memoria,
Forse si potrebbe fare qualcosa, penso all'Automobile Club Palermo, insomma, è un valore così importante, perché il valore della memoria è quello che tiene viva la passione, per cui trasferire, per esempio, in una terra come questa, tenere viva la memoria e quello che è accaduto, perché non è stata semplicemente una corsa, è stato un fenomeno di costume straordinario, ai più giovani, dare un po' più di sprint al ricordo da Targa Florio, per esempio, è una cosa che potrebbe essere molto utile, secondo me. In Sicilia, no? Dove c'è un patrimonio rarissimo, no? Sono Targa Florio, Gran Premio d'Italia. 24. Pergusa, Siracusa, insomma, sì, piste sì. Molto autorevoli. Sì, 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 insomma, c'è un sacco di gente che ha passione. Poi il motorismo purtroppo ormai passa anche da problemi di soldi rilevanti, perché un ragazzo che vuol fare l'apprendistato deve avere una famiglia che lo sostiene, oppure delle doti straordinarie. È sempre più difficile, mi pare, poter percorrere i gradini che portano in su. La Formula E è destinata a crescere? Come evento, ma non come fatto agonistico, secondo me. Mi sembra molto lontana dalla tensione, dalla modalità di un evento agonistico, motoristico, sportivo. Mi sembra una cosa un po' più frufru, una cosa un po' meno connessa alla passione di chi ama il motorismo. Bene, non possiamo che ringraziarti per il tuo contributo, una straordinaria testimonianza che ci ha fatto cavalcare in pochi minuti diverse epoche della Formula 1 e del motorsport. Grazie a voi, buona fortuna. Grazie a Giorgio Terruzzi.